E in questo video parliamo di un elemento importantissimo per chi prepara la mezza maratona, di un elemento assolutamente fondamentale per chi prepara la maratona. Parliamo del lungo, che se poi è molto lungo è detto anche il lunghissimo. Quindi vediamo di capire di che cosa si tratta, vediamo di capire anche quando farlo, i recuperi tra un lungo, un lunghissimo e l'altro, e vediamo assieme anche diversi tipi e metodi per interpretare questo tipo di allenamento, che ripeto è un elemento assolutamente fondamentale per chi prepara la maratona, è importantissimo per chi prepara la mezza maratona. Che cos'è quindi il lungo? Il lungo, come dice anche la definizione stessa, è un elemento lungo, quindi in un allenamento in cui si fanno tanti chilometri, per prassi, diciamo, per definizione almeno 25 chilometri, da 25 a 36, 38 fino anche addirittura alla maratona stessa. Quindi possiamo anche correre la maratona in allenamento. Quindi vediamo assieme come possiamo allenarci e quando sono le tempistiche. Una distinzione assolutamente molto importante è vedere, di capire se stiamo parlando di un allenamento per un amatore o diciamo per un neofita, per un runner diciamo esperto o per un professionista. Quindi sono diciamo tre atleti assolutamente molto diversi, quindi per tutti e tre il lungo o anche il lunghissimo va interpretato assolutamente in maniera molto molto diversa. Diciamo che per un amatore un lungo può essere assolutamente un 25 km, poi chiaramente si può arrivare fino a 30, 32 km. In questo caso consiglierei di correre il lungo ad un ritmo costante, che sia poi quello vicino a quello della San, comunque un po' più lento, diciamo quindi intorno all'8, 10, 12% più lento di quello che è la San. Il primo lunghissimo che consiglio, dopo chiaramente esserti allenato, quando ci si sente assolutamente pronti, è quello di fare un 25 km, quindi è un 10-12% più lenti del ritmo della San. Quindi se vogliamo correre la maratona a 6 minuti al chilometro, correremo i 25 km intorno ai 6 minuti e 30-35 secondi al chilometro. Prima di effettuare soprattutto la tua prima maratona, ti consiglio di effettuare almeno 3 lunghi e di arrivare, di progredire di volta in volta. Magari la prima volta fai 25 km, la seconda riesci a farne 28 e la terza ne fai appunto 30. Una volta che sei riuscito a finire questi allenamenti e a stare diciamo relativamente bene, allora questo può essere un buon segno e quindi puoi sentirti pronto per affrontare magari quella che è la tua prima maratona. E parliamo di una cosa molto diversa chiaramente quando parliamo di un runner esperto, quindi un runner che ha già fatto diverse maratone, che è già molto allenato, e chiaramente per un runner esperto il lungo è assolutamente molto differente. E un runner esperto può cominciare diciamo nella preparazione della maratona successiva a correre il primo lungo sui 25 km sino ad arrivare ai 34-36 km un 3 settimane prima della maratona, e quindi se si riesce a superare benissimo quello che è l'ultimo lunghissimo, quindi magari un 34-36 km, assolutamente vuol dire che è pronto per fare la maratona. Un runner esperto può chiaramente fare anche dei lunghissimi un po' diversi e chiaramente anche la velocità deve essere un attimo più intensa. Se per un amatore appunto basta diciamo finire i 25 km magari un 8-10-12% più lenti del ritmo diciamo della maratona, e chiaramente per un runner esperto qui le velocità devono essere un po' più vicine a quella del ritmo della maratona. Quindi io consiglio un 4-6% più lenti del ritmo della maratona, e chiaramente non è che possiamo pensare di poter fare una maratona magari a 5 al chilometro quando corriamo i lunghissimi sempre a 5:30, 5:40, magari a 6 minuti al chilometro. Non è che basta poi fare il taper, scaricare un attimino e magicamente poi miglioriamo di 30-40 secondi al chilometro la nostra andatura. Qui bisogna cercare di abituare il nostro corpo a certi ritmi, a certe fatiche e riuscire sicuramente a finire bene questo allenamento. Parliamo poi con un runner diciamo espertissimo, comunque per un professionista, allora qui possiamo fare diverse varianti. Possiamo fare un lungo in progressione, quindi iniziare magari il primo 30-40% del lungo che stai facendo ad un ritmo un po' più lento di quello che è il ritmo della maratona, quindi diciamo magari intorno all'8% più lento di quello che è la maratona. I seguenti 30-40% puoi farlo a un ritmo un pochino più veloce, quindi andiamo intorno al 2-4% poi più lento del ritmo della maratona, per finire l'ultimo 20-30% e finire appunto al ritmo maratona, cercando magari l'ultimo chilometro, gli ultimi 2 chilometri di dare veramente il massimo, fare diciamo un rush, uno sprint finale. Se riesci a finire questo lunghissimo, magari un 34-35-38 km in questo
questo modo vuol dire che sei molto pronto per la maratona. E un altro tipo di allenamento, un altro tipo di lunghissimo che possiamo fare è una sorta di fartlek, un lunghissimo fartlek. Quindi possiamo variare il ritmo cominciando a correre magari il 30% del nostro lunghissimo a un 8% più lento appunto del ritmo della San, per fare il 40% di tutto il lunghissimo, a fare una sorta di variazioni, cercando anche di variare e di superare quello che è il ritmo della maratona anche per solo 1, 2, 3, 4 km, dipende dal tuo stato di forma. Cerca quindi di variare molto il ritmo, di fare un fartlek nel lunghissimo, e nell'ultimo 20-30% quello che ti consiglio è di finire al ritmo della maratona, anche qui finendo gli ultimi 2-3 km con un rush finale, uno sprint finale. Questo è assolutamente un lunghissimo che è molto adatto, comunque bisogna essere già dei runner molto molto esperto, comunque sicuramente adatto per un professionista. In allenamento possiamo arrivare anche a correre una maratona, e questo possiamo farlo se siamo appunto dei runner esperti o comunque dei professionisti. E l'ultima, diciamo, allenamento maratona, quindi correndo i 42 km e 195 metri in allenamento, se sei un runner appunto molto allenato, esperto o un professionista, quello che ti consiglio è di correrlo 4 settimane prima della tua maratona. E diciamo in linea generale i lunghissimi, quello che ti consiglio è di farli ogni 2-3 settimane, quindi magari finire magari una domenica ti fai un lunghissimo e la domenica dopo ti fai una sorta di medio lungo, ecco, quindi magari una settimana ti fai 30 km, la settimana dopo te ne fai 20, poi ne fai 32, poi ne ripeti 20 o magari 22 e così via, quindi fino ad arrivare alla massima distanza che vuoi fare in allenamento, che possono essere 30, 32, 34, 36, 38 fino appunto a 42 km, quindi fino all'intera maratona in allenamento. L'ultimo lunghissimo normalmente lo facciamo 3 settimane prima della maratona, se sei comunque un runner esperto, un professionista, l'ultimo lunghissimo, che comunque in questo caso non dovrebbe superare i 33-35 km, può essere fatto anche 2 settimane prima dell'appuntamento clou, quindi prima della maratona. Queste erano le mie indicazioni, diciamo, generale sul lungo e sul lunghissimo. Chiaramente è un elemento che va fatto, è assolutamente un elemento importantissimo, appunto fondamentale perché prepara la maratona. Se hai problemi a finire lunghissimi in allenamento, se sei un neofita, significa che forse dovresti aspettare un attimino prima di andare in gara e effettuare la tua prima maratona. Una volta che riesci a finire almeno i tuoi 25-28 km a ritmo, diciamo, un po' più lento, quindi un po' più blando, diciamo all'8%, 10% della più lento della San, significa che puoi essere pronta ad affrontare quella che è la tua prima maratona. In tutti gli altri casi, se abbiamo difficoltà a finire il lungo, chiaramente vuol dire che forse dovremmo pensare se correre o meno la maratona, e forse dovremmo magari cambiare qualcosa nell'allenamento. E quindi sono i segnali che ci dà il nostro corpo. Diciamo che il lungo è assolutamente un allenamento test che è molto importante per capire il nostro stato di forma e per capire se siamo pronti per affrontare la prossima maratona, a che ritmo oppure no. Quindi questi erano appunto i miei consigli, spero di averti dato qualche consiglio che ti possa essere utile. Se hai domande da fare, se ho dimenticato qualcosa, assolutamente scrivi qua nei commenti, io assolutamente diamo un po' spazio a tutti e scambiamoci appunto quelli che possono essere i consigli per migliorare le nostre prestazioni. Io come sempre mi auguro sempre di dare qualche consiglio che possa essere utile. Chiaramente se hai consiglio, anche qualche consiglio tu, assolutamente è ben accetto, scrivilo nei commenti oppure mandami una mail, la mia mail è runfast@fastandfit.info. Io con questo ho finito, ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, mi raccomando sempre